Pensate quanto è bello sapere che la tecnologia applicata allo sport aiuta lo sportivo nella sua prestazione, sia una prestazione d'élite che una prestazione da amatore. Oppure pensate a quando 10, 15, 20 anni fa tutte queste tecnologie non esistevano e lo sport doveva arrangiarsi con le tecnologie del momento. Ad esempio, pensate a Coppi e Bartali che affrontavano le Alpi sotto la neve con una maglia di lana merinos, dove umidità, pioggia e neve rimanevano impregnati addosso al ciclista. Beh, oggi non è più così, perché la tecnologia ha fatto grandi passi in avanti. Una di queste aziende che ha investito tutto in tecnologia e ricerca è X-Bionic, la quale produce da ormai 12 anni, infatti un'azienda molto giovane, tessuti e capi d'abbigliamento tecnici, altamente qualitativi e prestazionali per ogni tipo di sportivo, dal ciclista al corridore o addirittura da chi vuole anche sciare. Oggi ovviamente noi parleremo di X-Bionic relativamente al ciclismo e per farlo, visto che stiamo andando nella stagione fredda, parlerò dei manicotti, che non sono altro che degli accessori per la mezza stagione da indossare dal polso fino a metà braccio per proteggersi dal freddo. Ci sono molti prodotti di manicotti sul mercato, ci sono molte fasce di prezzo che contraddistinguono questi prodotti. Questo ovviamente è un prodotto di alta qualità e dalle alte prestazioni, che non solo protegge dal freddo, ma restituisce anche energia all'articolazione, così come tutti i prodotti X-Bionic fanno da sempre. Allora, ragazzi, a questo punto andiamo a vedere che cosa c'è dentro la confezione e andiamo a scoprire quali sono le caratteristiche di questo speciale manicotto. È arrivato il momento quindi di aprire questa fantastica confezione che riporta al suo interno e sulla copertina frontale e posteriore tutte le caratteristiche di questo fantastico tessuto elaborato per i ciclisti da X-Bionic. I manicotti, come vedete, sono bianchi e hanno tutta una serie di caratteristiche di tessitura e ovviamente dei materiali che li rendono adatti da un punto di vista anatomico e termoregolabile per il ciclista. Andando a maneggiare questi manicotti, la prima cosa che salta all'occhio è l'elasticità di questo tessuto. Questa elasticità è un brevetto testato da X-Bionic che si chiama Active Band e si adatta a qualsiasi dimensione del braccio senza ovviamente costringere e limitare l'articolazione stessa. Questo tessuto è molto indicato anche per tutti quei ciclisti che fanno ad esempio gare a cronometro e utilizzano appendici aerodinamiche, come ad esempio fanno i triatleti. Sono infatti una buona protezione per gli avambracci. Diciamo che la libertà di movimento di questo tessuto è data dalla trama del tessuto stesso, che prende il principio della fisarmonica, garantendo che il freddo invernale non arrivi all'articolazione del gomito. Con la compressione modulare, X-Bionic raggiunge diversi importanti obiettivi. Il primo è quello di migliorare l'assorbimento di ossigeno a livello muscolare e delle sostanze nutritive. In secondo luogo, riduce le vibrazioni muscolari e migliora di conseguenza il recupero. Questa pressione applicata a livello cutaneo e indirettamente sui muscoli non deve però far pensare che ci sia anche un problema di raffreddamento. Infatti i tessuti che utilizza X-Bionic sono efficaci anche da un punto di vista della termoregolazione. Insomma, ragazzi, questo è un prodotto fantastico per chi vuole proteggersi dal freddo, vuole avere un prodotto altamente traspirante che non modifichi l'articolazione e la mobilità dell'articolazione e che soprattutto aiuti il recupero, riduca le vibrazioni e aumenti l'assorbimento muscolare di ossigeno e di sostanze nutritive. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Ditemi se anche voi utilizzate dei manicotti, se anche voi utilizzate degli X-Bionic e soprattutto come vi trovate. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima. Ciao!